quali sono i dati più eclatanti, soprattutto quelli che riguardano le piccole imprese? Sicuramente le imprese artigiane di questo territorio si trovano a competere in un contesto competitivo particolarmente complesso, per cui hanno delle sfide da cogliere, ma hanno anche sicuramente delle opportunità. Risulteranno vincenti quelle che sapranno investire nel digitale, nella sostenibilità, nella circolarizzazione e valorizzare il capitale umano, magari adottando particolarmente azioni di welfare che sicuramente rendono le aziende più attrattive e più competitive. Attrattive verso quei talenti che sono più difficili da trovare e soprattutto sono più difficili da trattenere. Qualche invito alla pratica buona, diciamo, per le piccole imprese? Sicuramente investire nell'autoproduzione di energia, valutare il discorso delle comunità energetiche, applicare azioni di welfare aziendale, anche nelle piccole cose che sicuramente coinvolgeranno le donne al lavoro, renderanno il lavoro più conciliante con la vita di tutti i giorni e sicuramente anche delle azioni di sostenibilità ambientale, come banalmente sempre parlando di welfare aziendale, ad esempio il carpooling o lo smart working.